Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi presento questo fantastico scatolotto bianco che è il Kili Caverns. Prima di proseguire vi ricordo di iscrivervi, di schiacciare la campanellina, di seguirmi se vi fa piacere, un po' di recensioni di pedali e di strumenti in italiano, qualche lezione anche in inglese, come dire, un po' maccheronico. E vi ricordo anche che questo video è fatto in collaborazione con Box Guitar. Vediamo un po' il nostro pedale nello specifico. Abbiamo due lati, 1 e 2. Il lato destro è il delay, il lato sinistro è il riverbero. Controlli: nel delay abbiamo il blend, che è fondamentalmente il volume del delay, il time, che è la distanza tra le varie ripetizioni, il repeat, che è il feedback fondamentalmente, e poi questo che è il rate, perché possiamo andare a controllare dei parametri quando andiamo a utilizzare la levetta che inserisce le modulazioni sulle code del delay. Il lato sinistro invece abbiamo il blend, che è sempre il volume, il decay, che è la lunghezza delle code del riverbero, il warmth, che è una sorta di equalizzatore che scalda o schiarisce un pochino il suono del riverbero, e infine il rate, perché nella modalità riverbero possiamo scegliere tra tre tipi di effetto: un riverbero spring, che è quello molla classico degli amplificatori tipo Fender, un Twin Reverb, un Princeton Reverb, modulated, che è un riverbero con le modulazioni, quindi molto più profondo e anche spettacolare, se vogliamo, e poi lo shimmer, che è un effetto di riverbero in cui viene aggiunto una specie di pitch shifter sulle ripetizioni, e questo fa sì che si creino dei panorami sonori assolutamente unici e, come dire, un po' eterei, un po' sognanti, come avete sentito nei video iniziali. Vediamo un attimo i suoni. Allora, io partirei dal delay, lo attiviamo, alziamo un pochino il volume. Queste sono il massimo delle ripetizioni come distanza. Arriviamo a, non ricordo i millisecondi, ve lo scrivo qua.
andiamo a inserire le modulazioni, andiamo su quella profonda, sentite come sembra essere quasi un delay analogico o a nastro. Con il controllo rate andiamo a enfatizzare ulteriormente l'effetto della modulazione sul delay. Così un pochino forse esagerato, ma andiamo a sul light, aumentiamo un po' il feedback. Bello, devo dire un bel delay. Io personalmente lo uso con le modulazioni off, perché già il delay è scuretto di suo. Bello, bello, utile, comodo. Il pedale è anche molto leggero, se la cosa può interessare, non vi fa venire il mal di schiena se lo aggiungete alla vostra pedaliera. Sono dei pedali ben più pesanti di questi. Spegniamo un attimo il delay, andiamo nella sezione riverberi, così siamo in modalità spring, aumentiamo un po', classico suono surf, aumentiamo un pochino . Possiamo limitarlo, ottenere dei bei suoni. Molto naturale il decadimento, molto bello. Potete dosarne in quantità quanto ne volete. Vediamo un attimo le funzioni, quelle un pochino più succulente. Andiamo sullo shimmer. Aumentiamo il volume così si sente meglio. Bellissimo, devo dire. Andiamo sul riverbero modulato, molto interessante anche questo. Sentite com'è dirompente la coda del riverbero. Bello, bello, bello. Forse tra lo shimmer e il riverbero modulato, il modulato è quello che addirittura mi piace di più. Potete andare avanti 2 ore a suonare senza accorgervene. Vi perdete nei meandri del riverbero, facendo cose assolutamente sognanti e eteree. Ovviamente le due sezioni si possono usare in contemporanea, questo lo rende interessantissimo, così avete, basso un pelino il riverbero
così si sente meglio il delay. Questo è un pedale che, come dire, vi permette di sognare se volete. Potete usarlo sia come standard delay riverbero per suonare blues, blues rock, quello che volete, sia per andare a creare questi landscape, no? Li chiamano gli americani, sonori, per divertirvi, per fare un po' di ambience, un po' di musica d'ambiente. Potete andare a creare quasi delle colonne sonore da film, soprattutto con la parte dei riverberi. Il pedale è comodissimo perché avete due effetti in uno. Il pedale è robustissimo, veramente devo dire comodo, anche economico. Non vi dico il prezzo, andate a guardarvelo su internet. E assolutamente pollice su, consigliatissimo. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao!